amici e amiche di Lega Nerd, io sono Alessio, bentornati qua su Eureka. In pochi minuti oggi faremo un video reportage all'interno del bosco di Piegaro, il bosco degli alberi parlanti. 42. Mi trovo qui con Antonio Brunori, segretario generale della PFC Italia, nel bosco di Piegaro, il bosco, appunto, come abbiamo detto nell'introduzione, dei famosi tree talker. Abbiamo scritto già un articolo diversi mesi fa sui famosi alberi parlanti, i nostri ent italiani. Quindi magari se ci fai un rapido excursus di questo bosco, certo, dell'esperimento e anche dei progetti futuri con questo esperimento nato nel 2018. Guarda, questo è l'unico bosco certificato per la sua gestione forestale sostenibile dell'Umbria. Sono 146 ettari e sono gestiti dalla famiglia Margaritelli, che ci ha concesso come PFC di fare questo esperimento. Questo esperimento che è con i tree talker, che sono questi sensori che hanno la possibilità di informare a distanza sulle condizioni di salute, sulla fotosintesi, sull'accrescimento di queste piante. Il Centro Euromediterraneo sui cambiamenti climatici ci ha concesso non soltanto l'attrezzatura, ma ci fa l'interpretazione dei dati. Abbiamo tre tipi di boschi: questo artificiale fatto con delle conifere, Douglasia, pino silvestre e pino nero; poi abbiamo un bosco ceduo, cioè con latifoglie, quelle con cui ci fa la legna d'albero, certo, e poi arboricoltura, cioè piante messe come la pioppicoltura in fila con varie specie. Ok. Questa è la logica del bosco. Questa è la logica del bosco e della piantagione. Ok. Perché facciamo un'attività di questo genere? Perché con il cambiamento climatico in atto vogliamo capire quali specie sono più resistenti a questo cambiamento e soprattutto cosa dobbiamo fare noi per aiutare il bosco, e il bosco ci dice tante informazioni su come la natura ci aiuta noi, okay, sul cambiamento del clima. Gli esperimenti, il progetto futuro quindi è sempre dedicato al discorso dei cambiamenti climatici. C'è una possibilità di ampliare un esperimento di questo tipo oppure continuiamo con questi dati per poterli studiare appunto più approfonditamente per i cambiamenti climatici? Ottima domanda. Diciamo che sapere come sta un bosco è indispensabile, perché fare monitoraggio è la base su tutte le informazioni. Okay. Però noi possiamo anche inserire nuovi sensori oltre all'aspetto della linfa, della fotosintesi, del movimento, dell'accrescimento. Per esempio, che composti chimici stanno in un bosco, quali sono i feromoni degli insetti, perché in questa maniera tu previeni delle malattie oppure informi il visitatore: guarda che in quel bosco ci stanno una certa quantità di monoterpeni che fanno stare bene. Per esempio, ioni positivi e monoterpeni è provato che ti danno la possibilità di alzare il tuo livello di immunità, perché incrementa i linfociti natural killer. Okay. Allora, sapere che un certo bosco ha un certo quantitativo, uno potrebbe anche curare, avere medicina preventiva andando in certi boschi piuttosto che in altri. Adesso andremo a vedere il funzionamento specifico del tree talker. Questo è il tree talker, che ha una serie di sensori al suo interno. Per esempio questo, che è uno tra i più interessanti, ha un diodo di metallo con la capacità di mandare una scossa elettrica che viene percepito da questo secondo diodo, che ha la possibilità di dirci quanto è la velocità del flusso linfatico che va dalle radici alla chioma. Quindi qui abbiamo delle misurazioni in termini di centimetri all'ora, per intenderci. Questo invece ci misura l'accrescimento in micron quotidiani, e già da questo nel giro di un anno vediamo che può raggiungere il mezzo centimetro, il centimetro. Okay. Ma da un punto di vista giornaliero noi sappiamo che durante la notte si allarga, durante il giorno diminuisce. Perché? Perché ovviamente durante la notte c'è il turgore idrico, mentre durante il giorno c'è l'evapotraspirazione, quindi la pianta. Però è interessante vedere che c'è proprio come un palloncino. Sì, come un palloncino che gonfia e sgonfia. Okay. Molto interessante. Il terzo aspetto è questi due sensori che sono per la luce, che catturano la luce che passa attraverso la chioma. Chioma che fa fotosintesi, e quindi la differenza tra la luce fuori chioma
e sotto chioma ti dà lo spettro della luce che è stato catturato per fare la fotosintesi, che noi sappiamo è nel infrarosso vicino. Okay. Quindi questo ci dice quanto è la fotosintesi. Adesso che conosciamo meglio le specifiche del Tree Talker, ascoltiamo la voce dei nostri alberi. Questi che andiamo a sentire sono delle elaborazioni sonore delle piante e rappresentano sonoramente i flussi linfatici di 2 settimane, un'attività di sonificazione, come trasformare dati scientifici in suoni. Per quanto riguarda i risultati dei Tree Talker, come stiamo messi? Allora, certo, con il CMCC, Centro Euromediterraneo sui Cambiamenti Climatici, abbiamo già tirato delle somme. Intanto le stagioni si stanno allungando. Praticamente nella media siamo sui 20 giorni di stagione vegetativa più lunga. Questo è un problema perché anticipi la primavera e allunghi l'autunno. Vuol dire partire prima che si arriva una gelata tardiva ti uccide le gemme, come è successo nel 2021 con la gelata della prima settimana di aprile. Quindi c'è anche l'aspetto, noi abbiamo delle centraline climatiche, che qui c'è una temperatura di 1,4 gradi superiore a quello che c'era 50 anni fa. Quindi le stesse piante, quando sono state messe 50 anni fa, avevano un clima diverso. E quindi ecco perché è importante. A questo punto è, quale di tutte queste specie sono le migliori? Beh, sono le pioniere, quelle che si adattano maggiormente a tutte le modifiche della zona. Okay. Mentre le più specializzate sono quelle che soffrono di più. Quindi ti ringraziamo Antonio, grazie per la tua disponibilità, come sempre, per tutte le informazioni utili. Speriamo di rincontrarci presto per altri esperimenti. Noi siamo sempre aperti alle tue informazioni. Grazie per la tua sensibilità e agli ascoltatori di Leganese. Grazie. Dunque, ci sembrava doveroso fare questa breaking news e non solo, questa video intervista ad Antonio Brunori qua all'interno del bosco di Piegaro. Come sempre, condividete il nostro video, fate un like o un dislike se non vi è piaciuto. Su leganerd.com trovate tutte le notizie di scienze e non solo. Da Alessio e Eureka in pochi minuti, un grande abbraccio e al prossimo approfondimento. Ciao ragazzi!